Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro Dico25 e questo è un altro episodio di Deadly Survival Island. Come sempre, un'altra settimana, un altro episodio. Ho lasciato un po' di giorni senza episodi perché ero andato in vacanza con i miei amici. Bene, volevo farvi vedere che avevo raccolto i diamanti e ora ci facciamo un bel piccone di diamante. Qua, vediamo. Che ci servirà a raccogliere l'ossidiana. Ok, posiamo il resto delle cose. Ah, e volevo dirvi che ho trovato altre redstone che ho raccolto per sbaglio. Mi sono ricordato dopo che voglio farvi vedere sempre tutto. Comunque, volevo dire che abbiamo aggiunto altri obiettivi ai miei amici, quello di fare un golem di ferro, di craftare un pupazzo di neve e di fare un'armatura di diamanti. Bene, ora voglio aggiornarvi sulla mappa. La faremo poi in seguito l'ossidiana, scusate, mi sono imbuggato. Andiamo a vedere, voglio farvi vedere lo stato del vulcano che ho migliorato. Dopo tanti sforzi ho migliorato lo stato del mio vulcano. E ho spianato del tutto l'isola, come l'altra volta, però l'ho riempita di abeti, di pini, non so come si chiamino. Quelli lì, e un ambiente nevoso. Adesso vi faccio vedere. Ambiente nevoso e ho notato che si sono spawnati i lupi. Corriamo. Tra l'altro non mi sono portato dietro il cibo. Mi mangerò un pollo se mi viene fame. Crudo, vabbè. Ecco, come vedete, ho fatto due colate di lava che scendono di lato. E adesso vi faccio visitare un po' l'isola. Che forse sarà spawnata con mostri perché è un po' buia. Lì c'è un lupo. Ci sono un po' di lupi su quest'isola. Come vedete. Beh, questa è l'isola. Voglio farvi vedere, cioè, un po' lontano perché è pericoloso. Adesso me ne torno a casa. Prendo sul cibo. Era l'isola che volevo farvi vedere. E poi vi faccio vedere in miniera quante cose ho trovato. E sempre in miniera creeremo l'ossidiana. Sta venendo giù buio, quindi è meglio tornare a casa. Non posso neanche correre. Bene. Comunque, questi obiettivi che ho aggiunto saranno veloci da. Quello di golem di ferro, che è veramente carino e bello. È bello il golem di ferro. E quello del pupazzo di neve. Ha un altro obiettivo che però abbiamo aggiunto in quelli facoltativi, come quello della rotaia. Un altro obiettivo sarà quello di fare un'armatura di diamanti, se ci riesco. Si proverà, ma mi rendo conto che sarà una cosa complicata, però non si sa se verso la fine della serie mi rimarrà tempo, proverò a farlo. Comunque adesso in miniera ho trovato veramente tantissimi diamanti, che vi farò vedere. Lì c'è uno scheletro bastardo. Entriamo. Prima cosa mangiamo. Lo scheletro alla finestra. Ok, adesso andiamo a dormire. E poi, appena svegli, vi farò vedere la miniera. Cosa ho trovato? Ah, ci dobbiamo portare dietro un secchio d'acqua. Che spegniamo un po' di lava e facciamo l'ossidiana. Qua non sono i secchi, non mi ricordo dove li avevo messi acqua. I stecchetti li posso posare. E anche il legno. Togliamo la cesoia. Adesso riempio il secchio con l'acqua. E cosa che. Ah, dobbiamo andare a vedere la miniera. Bene. Uno scheletro che si è infilato nella mia fonte di acqua infinita. Ok. Dovremmo uccidere il creeper prima di entrare. L'avevo visto 2 secondi fa qua. Dove è finito? È andato sotto? Sì. Bene, vabbè. Mi ha rovinato l'ingresso della galleria. Va bene, entriamo. Adesso vi faccio vedere che sono arrivato ad altezza 13. Ho scavato un po' a quell'altezza lì. E ora vi faccio vedere cosa ho trovato. Ecco.
Allora, qui per iniziare redstone, piccone di ferro, non uso quello di diamante. Ok, ferro e ferro oro, scusate, ferro. Veramente sono stato qui a scavare tipo 40 minuti in tante direzioni, ho trovato veramente tantissimi materiali. Ho voluto lasciarli tutti qua in bella vista per farvi vedere come li estraevo. Comunque, trovando tutto questo ferro, questo oro, scusate, ancora ho sbagliato, potrei veramente farlo l'obiettivo della miniera, cioè della ferrovia che collega. Ora andiamo di qua, se non sbaglio. Sì, ho trovato anche diamanti. Non ricordo quanti, ma è sempre una sorpresa trovare diamanti. Qua lapislazzuli, che sono inutili praticamente. Però raccolgo lo stesso perché sono materiali importanti. Comunque questa puntata, come visto, è più una puntata di aggiornamento della situazione, perché come vedete ho scavato un po' alla ricerca di materiali e ho trovato materiali. Il fuori onda, ora volevo aggiornarvi. Usciamo da questo buco. Che cavolo si usciva? Ah, ok, di qua. Non posso uscire di qua. Poi cosa c'era? Altra redstone. Oro. Oro importante per fare le ferrovie, quelle che danno la spinta insieme alla redstone, sono importanti. Bene, un oro è andato in fumo. Qua era chiusa. Vado anch'io alla cieca perché ho fatto talmente tanti tunnel che non ricordo neanche dove sono i materiali importanti. Qua no, si scende, io sono sempre sullo stesso livello. Ecco, diamanti. Sono stati i primi diamanti trovati. Il ferro ormai non ci manca. Lo so che la regola dice di mai di scavarsi in testa, però in questo caso mi va di fidarmi. Quello lì in alto, lasciamolo lì. Oro. È una puntata un po' noiosa, non me ne rendo conto, perché estrarre tutti i materiali. Però volevo farvelo vedere. Qua un cubo di redstone isolato. Vediamo se riesco a trovare velocemente gli altri diamanti. Ancora lapislazzuli. Non ricordo gli altri diamanti dove li avevo trovati. Lava, intanto ho trovato lava dappertutto. Altri diamanti lì, ma ce n'erano altri ancora. Qua lapislazzuli che li trovo davanti, me li raccolgo, poi gli altri li raccoglierò fuori onda, tanto non sono importanti. Ferro, redstone. Ho notato che scavando, quindi mi sono reso conto che i creatori della mappa hanno inserito veramente un'infinità di minerali. Eccolo, ancora diamanti. Poi qui li hanno messi anche vicinissimi tra di loro. Una scelta discutibile. Oro, che sarà finito di sicuro. No, non è finito. Nella lava. Non ricordo dove erano, ma se non sbaglio c'erano altri diamanti. Ora passiamo un po' di qua. Vediamo se li trovo. Comunque avete visto che tantissimi materiali. Oro. Redstone qua per la ferrovia. Te la faccio. Anzi, adesso potrei farla ufficialmente. Oh, diamanti dietro qua, nascosti. Questi non li avevo trovati. Io li ho trovati adesso per fortuna. Guardate quanti ce ne sono. Allora, forse anche l'armatura potrebbe essere craftata. Anche se me ne rendo conto che non ricordo quanti ce ne vogliono. 5 per il cappello. Aspettate, 18 diamanti. Dove erano quegli altri diamanti adesso? Vedete che le gallerie sono infinite. Ho scavato veramente dappertutto. Un creeper. Non voglio esplodere con questa roba addosso. Un creeper nelle mie gallerie non lo posso sopportare. Non mi fa esplodere i materiali perché mi arrabbio. Qua niente.
qua si sale, quindi non può essere qui. Non mi ricordo dove erano gli altri diamanti, sinceramente. Adesso qui, avendo visto il creeper, farei attenzione io. È uno zombie. Però lo zombie non mi fa paura. Mi devo guardare le spalle dei creeper più che altro. Uno slime. Potrebbe servirmi per i, per i pistoni appiccicosi. Qua niente. Vabbè, non ricordo dove era. L'altro diamante. Allora direi di fare una cosa. Ancora slime. Adesso ritorno al buco con tutta la lava e la trasformiamo in ossidiana. Veramente è una cosa incredibile. Mi perdo anch'io. Sono immense queste gallerie. Ho segnalato un po' le come tornare su, però mi rendo conto che è complicato anche per me tornare su. Ah, qua c'è della redstone, quindi non ci sono passato per di qua. Qua niente. Lapislazzuli. Ferro. Redstone. Guardiamo in generale quanta roba ho trovato, incredibile. Adesso dov'era quel buco enorme che non ricordo. Qua ce ne sono due di lava. Io devo trovare quel buco enorme di prima con i diamanti per buttare l'acqua e fare l'ossidiana. Incredibile, no, non so neanche dove sto andando. Come riuscite a immaginare, vedete anche voi che io sto girando a vuoto perché non ricordo dove era quel buco enorme, quel cratere che era pieno di terra, che io ho riempito di acqua. Cioè, ho svuotato del tutto. Ah, altri diamanti qua. Vedete che cercando vuoto poi si trova qualcosa. Un bilancio direi buono in quanto a diamanti. Ne ho trovati anche tre nascosti. Oro. Un creeper. Morto. Adesso se posso mi farò anche la spada di diamante così. E direi che i creeper ce ne liberiamo subito. Non è che la devo avere nella propria galleria dei creeper. Perché essendo in spazi piccoli hai poca raggio di movimento per scappare. Comunque non ricordo assolutamente dove era il buco. Mi sa che chiuderò l'episodio in galleria. Perché magari saper tornare su ce la faccio, però ci tenevo a rimanere fino alla fine qua per far formare l'ossidiana. Poi raccoglierla fuori onda perché l'ossidiana ci vuole tantissimo. Pur col piccone di. Ecco, mi si è rotto quello di ferro. Devo usare quello di diamante per tutto. Qua ci sono due muri di lava, quindi non si può andare di qua sicuro. Qua niente. Veramente una cosa immensa, avete visto ragazzi? Adesso sto usando quello di diamante, che ha una capacità di picconaggio assurda. Qua è chiuso. Mettiamo qualche torcia però. Non saprei come tornare indietro. Cioè, bene o male, tornare indietro lo trovo. Però quel buco con la lava. Non ho idea di dove sia. Adesso la prima acqua, la prima lava che trovo la trasformo in ossidiana. Bene. Uno zombie di merda. Questa puntata è ricca di materiali che avevo già trovato, come detto all'inizio, avevo già trovato prima. Ho voluto aspettare per raccoglierli. Ok. No, si forma. La cobblestone. Adesso no, allora non so come si formi. Vabbè, niente ragazzi. Dovrò tagliare dei pezzi perché ho allungato troppo il video e non me ne sono accorto. Comunque ci vediamo alla prossima ragazzi e mettete mi piace al video e iscrivetevi al mio canale se vi piace. Ciao ragazzi.